Verso l'archiviazione il caso della morte del trentenne comasco rinvenuto cadavere in Valmalenco nel 2018 dopo 17 giorni di ricerche. La procura: fatale l'urto sulla roccia, probabile il ricorso dei familiari. Sfuma l'ipotesi della cordata e si accende un grande punto interrogativo sulle trattative con le società sportive lumezzane, vogherese e Milano City. E tra gli appelli al salvataggio spunta quello del dirigente scolastico territoriale Fabio Molinari. Una piazza del Querce gremita per l'avvio della rassegna culturale curata da Elisabetta Sgarbi. Gran parata di ospiti illustri: Paolo Crepè, l'artista surrealista Luca Crocicchi, l'immancabile Vittorio Sgarbi e il tributo musicale a Fabrizio De André. Dal 10 luglio torna la rassegna itinerante estiva. In cartellone 11 concerti in altrettante località, due laboratori per i più piccoli e un'attenzione alla sicurezza che non ha intaccato minimamente l'offerta ogni anno sempre più variegata. Buonasera ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Richiesta l'archiviazione per la morte del trentenne Mattia Mingarelli, rinvenuto cadavere nel dicembre del 2018 in un bosco della Valmalenco. Per la procura di Sondrio si trattò di una caduta accidentale. Ce ne parla Giuliano Padroni. Mattia Mingarelli è morto in seguito alle lesioni riportate per una caduta accidentale. La procura di Sondrio chiosa con una richiesta di archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti, con l'accusa di omicidio per la morte del trentenne originario di Albavilla, provincia di Como, una vicenda che per una serie di dinamiche portò la Valmalenco e la quiete della località dei Barchi alla ribalta della cronaca nazionale. Ieri sera il comunicato dell'ex procuratore di Sondrio, Claudio Gittardi, ora in servizio presso il Tribunale di Monza. Ad accendere non pochi interrogativi all'epoca furono le dinamiche degli eventi precedenti alla scomparsa del giovane, che ha raggiunto nella baita appartenente alla famiglia uno chalet situato non distante dalle piste da sci. Ad oggi la versione che traspare dalle ricostruzioni accreditate da parte della procura è che Mattia, quel 7 dicembre, forse in stato di alterazione, abbia lasciato la baita a notte fonda, forse per prendere una boccata d'aria o per recuperare il proprio cane, Dante, sfuggito al giovane. Ma questo ancora non è chiaro. Nel tragitto, a piedi, senza nemmeno una giacca indosso, il giovane avrebbe smarrito il proprio telefono e, dopo poco, sarebbe caduto, riportando lesioni fatali dopo aver colpito violentemente la testa contro una roccia. Alle 16.30 del 23 dicembre 2018, dopo 17 giorni di ricerche, il ritrovamento del corpo del giovane. Un rinvenimento che aveva acceso non pochi interrogativi sulle modalità e sulle ragioni di quella scomparsa, a cominciare dal perché tutti quei giorni di ricerca, in un tragitto così breve, non avessero dato esito in tempi più rapidi. A vederlo l'ultima volta in vita era stato Giorgio Del Zoppo, gestore del rifugio ai Barchi di San Giuseppe in Valmalenco, alle 19.30 di quel 7 dicembre, quando Mattia si era recato nel suo locale per bere un paio di bicchieri di vino rosso. E proprio Giorgio Del Zoppo aveva rinvenuto la mattina seguente alla scomparsa il telefono appartenente al giovane, inserendovi poi maldestramente la propria SIM card per poter risalire al legittimo proprietario e riuscendo poi ad essere contattato dal padre di Mattia. Il gestore del rifugio, mai indagato, si era così rivelato l'unico testimone di quella sera, dimostrando nessun coinvolgimento con il fatto e respingendo così ogni accusa. Sempre, tranquillissimo, sempre, la massima tranquillità. Massima tranquillità, massima serenità. E le cose che ho detto sono state sempre veritiere, perché alla fine quello che ho detto, purtroppo mi spiace tantissimo che sto ragazzo qua abbia fatto una fine del genere, che non avrei mai pensato, cioè una roba del genere. Io sono praticamente una vita che sono qua, un fatto del genere non è mai accaduto. Quello che so è fino alle 7:30 del 7 dicembre che era qua, quando poi ho lasciato il mio ristorante, io da lì in poi non posso dire, non posso dire. Una serie di indagini articolate, piuttosto laboriose, quelle effettuate sui luoghi lungo i quali Mattia Mingarelli si era mosso, compreso il rifugio appartenente a Del Zoppo, sequestrato e restituito al gestore nel marzo del 2019. A questo punto è molto probabile che la richiesta di archiviazione venga rigettata da parte dei legali della famiglia Mingarelli, da subito dichiaratasi dubbiosa sui risvolti a cui avevano portato le indagini.
Vigili del fuoco di Val di Sotto, 118 e carabinieri impegnati nella mattinata di oggi per prestare soccorso ad un uomo di 79 anni rimasto imprigionato all'interno della propria automobile dopo essere rovinosamente uscito di strada in località Le Prese all'altezza del ponte della vecchia statale in un tratto privo di guardrail. Per il recupero dell'uomo, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi, è stato necessario tagliare il tetto dell'automobile a bordo della quale viaggiava. Ora decisive per il futuro del Sondrio Calcio in Serie D. Sembra al momento sfumata l'ipotesi dell'accordata di imprenditori valtellinesi in grado di rilevare la società. Sono invece in corso trattative con imprenditori di fuori provincia, ma tutto resta un grande punto interrogativo. Del resto, per fare la Serie D servono non meno di 500.000 euro l'anno. Questi sono anche i giorni degli appelli. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Fabio Molinari, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale. Il servizio di Paolo Croce. Sono ore decisive per la permanenza del Sondrio in Serie D. Era lo scorso mese di gennaio e già da allora, anche dalla nostra emittente, il presidente Mostacchi lanciava la sua richiesta di aiuto. Sono passati mesi, la pandemia e il blocco dei campionati certo non ha aiutato, ma ora siamo al dunque. Per la permanenza del Sondrio nel campionato nazionale dilettanti siamo proprio arrivati al 90° e forse non ci saranno tempi supplementari. Mostacchi ha salvato il Sondrio dal fallimento 27 anni fa, portandolo attraverso varie promozioni e anche qualche dolorosa retrocessione a questi prestigiosi livelli. Ricordate quando i biancazzurri giocavano in promozione? Erano gli anni 90, mica secoli fa. L'ultima novità di giornata. Fra oggi e domani è previsto l'incontro con un'accordata di fuori provincia che potrebbe subentrare alla guida della società, mantenendo naturalmente la squadra a Sondrio. Al momento, ma tutto potrebbe cambiare da un giorno all'altro, sembra invece tramontata l'ipotesi dell'accordata di imprenditori valtellinesi. Già invece bocciata, per fortuna, la proposta di Lumezzane, Olginatese, forse anche della Vogherese, che avrebbero voluto semplicemente acquisire il diritto sportivo. Fra gli ultimi appelli per salvare il Sondrio, quello di Fabio Molinari, il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, da sempre molto attento alle tematiche sociali e giovanili del nostro territorio. Al di là delle questioni tecniche, io auspico che ci sia la possibilità di mantenere viva questa squadra di calcio, perché la scuola ha a che fare con il calcio e questo è chiaro. I nostri ragazzi, molti, frequentano il Sondrio Calcio. Lo sport è un elemento di educazione, non solo fisica, ma anche di educazione alla legalità, ai corretti valori dello sport, alla giusta attenzione nei confronti degli avversari. Per questo io auspico che davvero ci sia un gruppo di imprenditori illuminati che abbia a cuore il destino di questa società e la possa portare avanti sulla tradizione di chi l'ha fatta crescere e l'ha portata ai traguardi attuali. Il tempo stringe dunque, le iscrizioni ai campionati non aspettano, la preoccupazione dei tifosi che amano il Sondrio aumentano, si aspettano ad ore delle novità. La Camera di Commercio di Sondrio propone alle imprese del proprio territorio un percorso di internazionalizzazione dedicato a 5 mercati strategici: Canada, Cina, India, Regno Unito e Russia. L'iniziativa Progetto Outgoing, percorsi di accompagnamento in mercati strategici, giunta alla terza edizione, prevede per aziende con sede legale o operativa in Lombardia un percorso personalizzato gratuito di formazione, orientamento, scouting, ricerca partner con missioni virtuali e follow up nei mesi seguenti alle missioni virtuali. I principali settori merceologici coinvolti sono arredo e design, chimica, cosmetica, edilizia, farmaceutico e medicale, meccanica e metallurgia, prodotti alimentari e sistema moda. Per informazioni le imprese possono contattare l'unità operativa Scuola, Lavoro e Capitale Umano della Camera di Commercio di Sondrio oppure visitare la sezione Sviluppare l'impresa internazionalizzazione sul sito www.so.camcom.gov.it. E ora a Bormio, dove ieri una piazza del Quercio è gremita, ha dato il benvenuto alla kermesse ideata da Elisabetta Sgarbi. Roberta Cervi.
Ieri sera a Bormio, il Festival del Coraggio. Bormio ha coraggio, lo dimostra questa piazza, una piazza forte. Vittorio Sgarbi, al debutto dal vivo della 21esima milanesiana ideata dalla sorella Elisabetta, gode di un pubblico inaspettato. In un crescendo di culture ed emozioni liberatorie, due le regine, la Sgarbi, coraggiosa nei fatti come nelle parole, e l'organizzatrice locale Paola Romerio Bonazzi del Rotary. 10 lode alla coreografia del morvegnese Luca Volpatti. Paolo Crepet, in dialogo con la mente, precede Vittorio Sgarbi. Questa bellissima piazza dimostra la fine della paura. Bormio è più forte di ogni altra città che non ha osato concerti dal vivo. Qui c'è lo spirito del mondo che sprigiona un messaggio di speranza. Sgarbi intona la lezione magistrale sui dipinti di Luca Crocicchi, pittore della transavanguardia. Sua la mostra L'origine della luce presso la Banca Popolare di Sondrio in via Roma, curata da Maria Cristina Garulli, visitabile solo su appuntamento. Mi pare che questa stube, questi spazi così ricostruiti dalla fondazione bancaria, piccoli ma come dire accoglienti, fanno sentire i quadri in un rapporto quasi fisico, quasi erotico, e quindi quest'anno ancora di più perché hanno formati più grandi di quelli che io ricordo l'anno scorso di Vaccari, e sono tre sale in cui si vedono i quadri in un rapporto così intenso che questi artisti vogliono, perché sono artisti che non vogliono fare opere concettuali ma opere che siano dentro la vita come la loro, di quelli che li guardano. Tra gli amici borbini di Sgarbi, il padrone di casa della mostra, da sempre attento alla cultura. Mi fa piacere che la milanesiana quest'anno sia stata ispirata da Claudio Magris come la milanesiana dei colori, e colori che si ragganciano al discorso della luce. Che bello, la luce, i colori, un qualcosa che ci faccia staccare dal grigiore quotidiano. Pacato e potente l'omaggio a Fabrizio De André, esclusivo per la Magnifica Terra, del gruppo Ho Visto Faber Volare. Mirko Mariani, Estra Liscio, Mauro Ermanno Giovanardi e Marco Carusino. Siamo stupiti dell'accoglienza, dicono. La gente ha voglia di vita e lo ha dimostrato. Queste immagini di questa sera della piazza di Bormio saranno delle immagini molto probabilmente che possono passare alla storia, chissà, perché vedere una piazza così era come essere tornati 4 mesi fa, quando era normale vivere così. 11 concerti dal 10 luglio al 14 agosto. L'edizione numero 12 di Ambria Jazz è pronta a decollare. Norma Ghizzo e Giovanni Busetto, mamma e papà della raffinata rassegna di jazz e musica contemporanea itinerante e protagonisti della puntata di Sarà un successo di questa settimana, ci anticipano le novità in arrivo. Nasce sotto il segno della bellezza l'edizione numero 12 di Ambria Jazz. In realtà la prima vera notizia è che il Festival Ambria Jazz anche quest'estate si farà. Abbiamo dovuto adottare delle strategie per riuscire a farcela. Noi abbiamo sempre voluto fare il festival, quindi abbiamo seguito di pari passo man mano che uscivano tutte le normative, siamo stati molto attenti, ci siamo chiesti possiamo, ci sono le condizioni, ho fatto mille domande, ma vogliamo farlo? Perché vogliamo farlo? Vogliamo farlo perché comunque fa bene alle persone in questo momento potersi anche distrarre da tutto quello che abbiamo subito a causa del Covid, per cui siamo convinti che va fatto. E lo vogliamo fare anche per i musicisti, per la gente che lavora nel mondo dello spettacolo, che in questo periodo qua, meno di loro veramente, cioè io penso che nessuno sia stato fermo tanto quanto gli operatori nel mondo dello spettacolo. La bellezza è il valore aggiunto, è quella della musica e del suo linguaggio, ma è anche quella della natura e dei luoghi che ospiteranno questo nuovo capitolo di un evento che è anche una doppia storia d'amore, quella tra Giovanni Busetto e Norma Ghizzo e quella tra di loro e la musica, che scelgono di portare anno dopo anno in una terra che hanno contribuito a far conoscere di più agli stessi valtellinesi. Abbiamo scelto un tema particolare che è coltivare bellezza, perché siamo convinti che dobbiamo sempre di più portare bellezza nelle case, a disposizione delle persone, anche perché il periodo necessita di bellezza e la musica è uno strumento di bellezza, allora siamo sempre più convinti. E il tema coltivare perché noi siamo sempre attenti al paesaggio
al nostro paesaggio, al nostro territorio. Ambria Jazz non rinuncia nemmeno alla propria natura di festival itinerante, sebbene il rispetto delle norme anticontagio avrebbero sconsigliato chiunque dal buttarsi in una simile gravosa impresa. Normalmente i festival fanno un festival in un unico luogo, quindi basterebbe uno, noi no, noi 11 eventi quest'anno in 11 posti diversi, 11 piani di sicurezza calati Covid appositamente per questo. 11 concerti dal 10 luglio al 14 agosto. Cominceremo all'estero perché la prima data sarà Poschiavo e con un quartetto di questa brava contrabbassista livornese che è Silvia Bolognesi. E la particolarità è che sia una donna che suona uno strumento che di solito viene collocato per gli uomini. Già il giorno dopo a Tirano, nella piazzale della stazione, dietro la stazione dove normalmente si caricano le acque minerali, un luogo particolare, però quest'anno ci torna a trovare Gianluca Petrella che è un trombonista spettacolare. Poi ci saranno la New Entry che già da quest'inverno si sono affacciate ad Ambria Jazz con convinzione, che è il comune di Morbegno, e abbiamo lavorato quest'inverno all'auditorium Sant'Antonio. Ci torniamo anche quest'anno con una nostra produzione che si chiama Norma Ensemble, che è un acronimo. Assoluta novità di quest'estate, del tutto allineata all'hashtag Coltivare Bellezza, si chiama Germogli Sonori, due laboratori dedicati a fare sbocciare la sensibilità musicale dei più piccoli. Uno in Ambria, dopo il concerto, quindi nel Prato della Chiesa, in tutta sicurezza naturalmente anche lì, dove i musicisti, dopo aver fatto il concerto e dopo aver mangiato, si prenderanno cura dei bimbi e faranno con loro dei laboratori di musica e gioco. Un altro invece strutturato su due giornate, 30 e 31 luglio, ad Ardenno. Questo laboratorio sarà tenuto da Pasquale Mirra e Danilo Mineo e si chiamerà Germogli Sonori con la declinazione Prime Note, perché preparerà questi bambini addirittura ad aprire il concerto serale prima di loro. Le novità riguardano anche la prenotazione, quest'anno obbligatoria, e un contributo che gli anni scorsi non veniva richiesto al pubblico di Ambria Jazz. Siccome, come ben sappiamo, avremo meno posti a sedere a disposizione con tutte le disposizioni da seguire, teniamo anche sotto controllo i luoghi più piccoli dove c'è la possibilità di fare un doppio set, cioè un set alle 18, poi c'è il tempo anche per sanificare il tutto, e un set alle 21. Richiediamo un'offerta minima di 10 euro al pubblico perché abbiamo bisogno di essere sostenuti a causa delle spese pazzesche che abbiamo dovuto sostenere. Insomma, anche per quest'estate il meglio della musica jazz contemporanea, grazie alla tenacia di Giovanni e Norma, verrà a trovarci direttamente tra le nostre montagne. Noi siamo un festival in mezzo alle Alpi e questo ha sicuramente dei valori impagabili. In mezzo alla bellezza. In mezzo alla bellezza. In bocca al lupo. Da questo venerdì 3 luglio il cinema Aprica riapre le sue porte per una stagione estiva all'insegna del grande cinema di intrattenimento e d'autore. Per tutti i weekend di luglio gli appassionati e le famiglie potranno ritrovare i migliori film della stagione con alcune nuove uscite. Dei 500 posti circa solo 200 saranno utilizzabili, garantendo un distanziamento di almeno due poltrone tra gli spettatori o i gruppi di spettatori. I nuclei familiari e i congiunti potranno sedersi sempre vicini e la mascherina potrà essere tolta una volta seduti in sala. Inoltre, in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Proloco Aprica, si verrà proposto Aprica la montagna al cinema, una rassegna cinematografica che sarà un viaggio nei paesaggi e nella cultura alpina e di montagna. Il primo appuntamento è in programma giovedì 9 luglio con il film Resina. La serata, in collaborazione con la sezione CAI Aprica, sarà eccezionalmente ad ingresso gratuito. E ora la vicenda di un esercente sondriese, Noris Petrini. A causa dei lavori in atto da diverse settimane lungo la via Stelvio, al già drastico calo dei clienti dovuto al coronavirus, si aggiunge ora l'impossibilità di poter posizionare qualche tavolo all'esterno del bar. Così mi farete chiudere, il grido di aiuto della commerciante. Vediamo allora il prossimo servizio. Non sto lavorando, ho un bambino da accudire, dargli da mangiare, non ho mai preteso niente da nessuno, perciò io chiedo di mettere la possibilità di un tavolino per lavorare.
Non riesce a trattenere le lacrime Noris Petrini, la proprietaria del bar Dolci Tentazioni, situato in Via Stelvio, siamo a Sondrio. Come se non bastassero le bordate provocate dal lockdown e dalla chiusura degli esercizi commerciali a causa dei protocolli anticontagio, da queste parti i cantieri per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale, con annesso marciapiede, dislocati proprio davanti al bar, hanno fatto sì che la clientela, già in calo nel post-pandemia, diminuisse e in maniera drastica proprio a causa dei lavori. Ma non solamente. Siamo accorti appunto che la pista era in costruzione dall'ospedale a salire, quindi ci siamo preoccupati che se veniva ciclo pedonale per tutelare i nostri clienti era pericoloso. Abbiamo incontrato l'architetto per caso, abbiamo chiesto e appunto ci ha detto così che sarebbe venuto di non preoccuparsi, che ci sarebbe stato il marciapiede, l'aiuola e la pista ciclabile. Fin qui, dunque, tutto bene. Noris avrebbe potuto sistemare all'esterno del proprio bar alcuni tavolini per i propri clienti, esattamente come tanti suoi colleghi si trovano a fare in questi mesi, in base alle disposizioni del decreto rilancio, salvando in questo modo i già carenti introiti di questi giorni. Con la continuazione dei lavori, però, Noris scopre a malincuore che la disposizione di marciapiede, aiuola e pista ciclabile in realtà non è come le era stata prospettata dall'architetto comunale. Ad uno strettissimo marciapiede a ridosso della porta d'ingresso si affianca infatti la pista ciclabile e solo a delimitare la strada l'aiuola. Probabile che c'è stato qualcosa che non è andato e per questo, secondo me, si è spostata di un metro la strada. Però questo certo è molto penalizzata sta cosa qua, innanzitutto ci hanno tolto tutti i parcheggi, l'unico parcheggio a pagamento, uno viene a bere il caffè deve pagare il parcheggio per venire a bere un caffè, non tutti lo fanno, quindi già abbiamo quella penalizzazione lì. In più col Covid che per conto mio ha causato un sacco di danno, ma sinceramente il comune me ne sta causando di più a me di danno. Per la barista, che ha recentemente affidato la propria disperazione ad una lettera destinata agli organi di stampa, una batosta dopo l'altra. «Chiedo soltanto di avere la possibilità di lavorare in sicurezza», si legge nel suo comunicato, «per poter continuare a dare da vivere al mio bambino, affetto da una malattia rara, come ho sempre fatto, senza dipendere da nessuno. Dopo aver lasciato a casa disoccupata la mia collaboratrice, rischio seriamente di chiudere presto i battenti». Io vedo che comunque tutti i bar che hanno fuori 3 o 4 tavolini lavorano tutti, per il semplice fatto che la gente cerca di stare all'esterno, cosa che per me non è possibile. E noi di TSN siamo certi che il comune di Sondrio possa riuscire a trovare una soluzione per Noris, che chiede solamente di poter lavorare. Nell'estate del dopo Covid-19 il picnic 4.0 e regala esperienze uniche, 8 proposte dal lago alla montagna. L'iniziativa lanciata dal Consorzio Turistico Valchiavenna punta a intercettare per la fase del dopo lockdown un turismo di prossimità, di gite di una giornata per un picnic che diventa di qualità proprio perché è preparato da operatori locali. All'aria aperta senza correre rischi, con questa iniziativa rendiamo un picnic speciale trasformandolo in un'esperienza diversa dal solito, a contatto con la natura ma anche con il territorio, così il direttore del Consorzio Turistico Valchiavenna Filippo Pighetti. La proposta è descritta in tutti i dettagli, menù e mete compresi, sul sito internet www.valchiavenna.com. Lo scooter più famoso del mondo, un mito che ancora oggi rappresenta il Made in Italy a livello globale. Anche nel nostro territorio la Vespa è un modello che non muore mai, grazie anche al Valtellina Vespa Club, associazione costituita da 150 soci. Vediamo il servizio di Simone Belletti. Un simbolo per il nostro paese. Non solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio modello di stile ed eleganza all'italiana. La Vespa con il tempo si è trasformata in un successo mondiale che ha cambiato lo stile di vita di milioni di persone. In grado di rappresentare il meglio del Made in Italy, con i suoi più di 70 anni di storia è diventato lo scooter più famoso del mondo. Anche nella nostra provincia numerosi seguaci. Ne è un esempio il Valtellina Vespa Club, realtà presente da 20 anni. La Vespa rappresenta un orgoglio italiano, un emblema che solo noi abbiamo, rappresenta un modo di muoversi, un modo di circolare con pulizia, con correttezza e grazie anche alle prestazioni non proprio brillanti, una sicurezza, passiva, perché non ti dà comunque modo di fare le corse, è un viaggiare, un muoversi tranquillamente in compagnia. La Vespa per me
è un simbolo, rappresenta l'Italia, rappresenta, è il primo mezzo che ho avuto, e c'ho ancora, l'ho avuto nella, mia mamma l'ha comprato nell'86, appena fatta la patente, e da allora ho sempre tenuto questa Vespa. E ce l'ho ancora, l'ho passata ai miei figli. La biblioteca di Albosaggia è sede dell'associazione, che conta circa 150 soci. Il gruppo è molto attivo, organizza diverse uscite nel corso dell'anno, anche al di fuori dell'Italia. Attività ludica e goliardica. Noi esistiamo perché ci accomuna questa passione per le vespe e la passione per il muoverci con queste vespe e fare qualche gita. Ecco. Abbiamo provato a organizzare dei raduni qua in valle. È difficile, per il tempo, per il posto, poco raggiungibile da, facilmente da altre province, con la Vespa ovviamente. Abbiamo comunque, organizziamo delle gite tra di noi soci, partecipiamo anche dei raduni fuori provincia. Sempre ottima all'estero l'accoglienza verso il club. Ci accolgono come Vespa Club Italia. Benissimo, perché la Vespa è italiana e quindi come rappresentanti della Vespa Club Italia siamo sempre tantissimi, numerosi rispetto ad altri stati. La Vespa Faro Basso è ritenuta uno dei modelli più prestigiosi. Durante il periodo di lockdown l'associazione si è resa protagonista di un gesto solidale di vicinanza verso i malati Covid attraverso la donazione di 1000 euro alla SST Valtellina e Altolario. Il contatto tra il direttivo, seppur a singhiozzo, è proseguito. Purtroppo non siamo ancora riusciti a organizzare un raduno o quantomeno una gita per problemi che riguardano comunque motivi di legge non dovuti al nostro volere. Da ottimista che sono, mi auspico che a breve potremo ritrovarci e andare a fare qualche gitarella, almeno qua in zona Valtellina, e poter stare un po' assieme. E con questo rombante servizio si chiude il nostro TG. Ai telespettatori una buona serata e arrivederci ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Telesondrio News. Al Quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al Quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al Quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna. Da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna. Abbigliamento, borse, accessori e calzature. A Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari. L'idea che non avevi in testa. A Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19. Giovedì, aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.